Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Subnautica. Signori, nello scorso episodio ci stavano per salvare, era arrivata una navicella pronta per accoglierci a bordo, ma quella struttura l'ha fatta esplodere malissimo. Dunque, chiunque era venuto a salvarci, immagino che abbia fatto una brutta fine. O che magari è sopravvissuto come noi, non ne ho la più pallida idea, fatto sta che altre informazioni non ne abbiamo. E quello che possiamo fare attualmente è entrare nel nostro Zimot ed esplorare un pochettino la zona. Io naturalmente ho recuperato un po' tutte le nostre forze, fame, sete, grazie agli alberi a bulbo. E qua ci stanno pezzi di quella struttura, mi sa, signori. Guardate qua. Dimmi tu quanto è grande sto luogo. Non so se io devo scendere in qualche modo fino in fondo e trovare altri indizi, altra roba, non lo so. Fatto sta che io ricordo che in queste zone c'è sta pure un leviatano, quindi fammo attenzione, perché non vorrei morire male, non vorrei assolutamente morire male. Però in queste zone sembra che io comunque non possa entrare. Siamo a 200 metri di profondità, ma possiamo scendere tantissimo, quindi sti cazzi. Sento rumori bruttissimi. Certo, non sarebbe male neanche trovare eventualmente qualche nuovo tipo di materiale. Sarebbe una figata trovare del materiale nuovo. Proviamo a scendere, proviamo a seguire pure sto tubo, vediamo dove ci porta. Aspetta, no, questo non credo sia un tubo. Credo che sia una navicella che ci ha provato a salvare. E credo di sì. Se no, chi ce la porta a questa struttura, no? Penso che sia anche questo un frammento dell'Aurora, no? Io non ne ho la più pallida idea. Oh, aspetta, non sbattiamo male. Posso entrare da qualche parte eventualmente in questa struttura? Forse da qua? Sì, qua possiamo entrare, ragazzi. E che fai, non te l'esplori? Però un attimino che dobbiamo prima inserire la taglierina laser. E magari c'è sta roba interessante al suo interno. Tagliamo la porta e poi magari ritorniamo dentro al Zimot, prendiamo una boccata d'aria e poi vediamo effettivamente di capire se possiamo esplorare un pochettino l'interno di questa base, se la navicella, non so cosa sia, se era un pezzo dell'Aurora, se era un pezzo del Sunbeam, non ne ho la più pallida idea. Spero solo che non ci siano le vie in zona che ci vogliono smangiucchiare male, eh? Mi raccomando, fate buoni. Entriamo nel nostro Zimot, che comunque si memetizza pure. Riprendiamo aria, magari ci avviciniamo anche un pochettino. Oddio, così facciamo un po' di luce in più. Ed entriamo. Certo, sarebbe anche il caso di spegnerli i fari, ma sti cazzi, perché abbiamo i pannelli solari, quindi nessun problema. E qua? Una baretta, vabbè, abbiamo ottenuto una baretta nutriente, nulla di che, però se abbiamo fame perlomeno ci possiamo mangiare qualcosina. Aspetta che questo teoricamente già cannone a propulsione nella muta. Ah, aspetta, forse adesso non l'abbiamo? E infatti questa ancora non l'avevamo sbloccato. Terminale dati. Ok. C'è sta roba interessante secondo me, signori. C'è sta roba interessante qua dentro. Altro frammento, però questo qua già l'avevamo sbloccato. Qua possiamo prendere un'altra baretta. Quello che mi servirebbe di più sarebbe dell'acqua, onestamente. E se scarico i dati non mi dà più altre info, quindi immagino di aver preso tutto il possibile. E magari per il momento mi vado a riprendere una boccata d'aria, eh? Che dite? Non accedi al vano siluri, dal vano siluri non ne prendiamo boccate d'aria, al massimo prendiamo un siluro sulle gengive. Dove sta? Me lo so perso, che cos'è? Dai a questo vano siluri! Vedete perché io devo andare prima, perché poi perdo un casino di tempo per entrare dentro al Zimot e rischiamo di morire malissimo. Non vedo l'ora di avere più ossigeno, mi serve l'altra bombola.
bombola che sì, abbiamo sbloccato, ma che io ancora non ho nemmeno visto come si crafta, quindi non sono effettivamente ancora ritornato in base. Aspetta un attimo che qua possiamo sbloccare il cannone a propulsione per la muta prone. Spero sia un attimino più interessante come cannone a propulsione, anche se immagino sia lo stesso. E in poche parole ci servirà a spostare roba con la muta, no? Credo di sì. Maledizione, mi gira la testa, mi gira la testa, ve lo giuro. Aspetta un attimo, cos'è che possiamo scannerizzare? Un ripiano singolo da parete, una mensola. Interessante, interessante. Aspetta, ripiani da parete addirittura. Ma li possiamo utilizzare sti ripiani o so roba cazzum? Letto matrimoniale? Aspetta, adesso sì, signori, il letto matrimoniale. Possiamo dormire. Quanto è figo il letto matrimoniale? Beh, secondo me è comodo. Più della nostra panca attuale. Qua c'è st'altro, che cos'è? Vaso elegante. Qua, signori, stiamo a sbloccare un fottio di roba. Addirittura quello terapeutico. No, va bene, anche quello terapeutico. Non è male, non è male. Usciamo un attimo, andiamoci a prendere una boccata d'aria. Dunque, a parte i letti matrimoniali, le mensole e quant'altro, c'è sta altra roba? Sì. Un vaso di base per piante. Ok. Questo credo che possa tornare comunque utile. Fatemi dare un'occhiata perché secondo me c'è sta dell'altro da qualche parte, no? Oddio, non sembra. Qua la possiamo aprire? Non la possiamo aprire. Quindi qua dentro abbiamo visto tutto. Però c'è stava un'altra zona. No? C'è sta un'altra zona da ste parti? Vedi che c'è sta un'altra zona? Un'altra zona nella quale si scende, si va di qua, si può andare di qua. E signori, qua ci perdiamo male però. Ci perdiamo malissimo qua. Aspetta un attimo. Questo l'avevamo sbloccato, mi pare, giusto? Sì? Ok. Però vedi quanta roba c'è sta? Sì che le abbiamo già ottenuti ste cose, però aspettate un attimo, devo andare a respirare. Ho bisogno di prendere una boccata d'aria fresca. Poi ritorniamo, perché il tempo che torniamo indietro, io effettivamente non so se poi mi ricordo la strada, se ci perdiamo male, se riesco ad entrare immediatamente dentro al nostro simo. Sì, un po' di tempo in più lo avrei, però vediamo di fare le cose velocemente adesso. Ok, siamo ritornati nuovamente qua in zona. Vediamo se c'è sta dell'altro da prendere. Qua non sembrerebbe che ci sia nulla di interessante. Aspettate, forse possiamo addirittura salire scale. Vabbè, scannerizzo anche questo. Sto prendendo un po' di titanio, lo so. Nulla di interessante, però diciamo che ci serve, ne abbiamo consumato tanto, quindi va bene anche prendere del titanio. Mentre qua sopra parte la zona chiusa, possiamo eventualmente aprire degli armadietti? No. Negli armadietti c'è sta qualcosa? Non sembra. Possibile che tu arrivi qua e non ottieni nient'altro? Un altro frammentino, vedi che qualcosina c'è stava? Vabbè, che fai, non lo prendi l'altro frammentino? La porta qua non si può aprire. Non sembra che ci sia altro, signori. Dunque direi di ritornare nel nostro Simot il prima possibile, che sennò moriamo male. E poi continuiamo ad esplorare un pochettino i fondali. Ok, come siamo messi ad inventario? Abbastanza bene. Mi manca forse un po' d'acqua, però abbiamo delle bottigliette, quindi sti cazzi, a posto così. Continuiamo ad esplorare la zona. Guarda sto stronzetto che ci vuole attaccare. Ma muori male. Ma che vuoi fare? Ma dimmi tu. Cioè, fin quando è questo non è un problema. Il problema è se arriva qualcosa di più grosso. Se arriva qualcosa di più grosso potrebbe essere effettivamente un problema. Siamo comunque a 400 metri quasi, E qua si continua a scendere, signori. Effettivamente sembra che siamo sul fondale attualmente. Sembra che più in basso di così non si possa arrivare per il momento in questa zona. Poi magari costeggiamo un attimino, troviamo un luogo per scendere ancora più in basso. Probabilmente sì.
Qua c'è sta una grotta, che fai? Non l'esplori la grotta? Ci sarebbe pure... Aspetta, questa è dell'uranite! Aspetta un attimo, perché intanto la devo scannerizzare, che ancora non l'avevo scannerizzata. Poi, maledetto pesce, se deve togliere da mezzo piedi, e rientriamo dentro prima che ci mangiano male. Guarda qua! No, questa zona è ottima, signori, abbiamo trovato dell'uranite! L'uranite ci serve, non so se moriamo male per via delle radiazioni. Potrebbe anche essere, è pur sempre uranio, no? E noi non abbiamo neanche la tuta adatta per esistere eventualmente. Questo, scusa, cos'è? Ah, c'è sta rubina e l'uranite messi assieme? Ok. Aspetta, questa è pure da scannerizzare. Una foglia maculata. Questa è semplicemente della flora, non penso che possiamo fare roba... Aspetta, aspetta! Anche i papiri, qua ce fammo la carta, signori. Non lo so se ce fammo la carta. Vabbè, rientriamo dentro al nostro Simot che... magari ci fornisce un po' di protezione. C'è stanno rubini, c'è sta... uranite, c'è sta un botto di roba interessante. Guarda qua quanto uranio ci sta! Guarda quanto uranio! Immagino che l'uranio adesso ci serva, signori. Devo raccattarmi tutto l'uranio che c'è sta in zona. Come detto, spero di non morire male per le radiazioni. Guarda là! Strapieno di uranio! Aspetta un attimo. Io non posso però nemmeno allontanarmi troppo, perché ho il timone di tutti sti pesciolini che ci iniziano a smangiucchiare male. Ma che sta facendo? Ma vi volete mangiare il Simot? Scusate! Guarda questi stronzetti. Se vogliono mangiare il Simot. Vabbè, fin quando attaccano il Simot, a noi poco importa, tanto non gli fanno danno. L'importante è che non provino a smangiucchiare noi. Ne ho raccolto un fottio, signori. Ho raccolto un fottio di uranio. Quanto ne abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pezzi di uranio. Tanta, tanta roba. Vabbè, prendiamone ancora. Che fai? Non te lo prendi? Dove sta? Attenzione, però sono aggressivissimi sti cosi. Sono davvero aggressivi. Non ho capito se siamo usciti da dove siamo entrati. Credo di sì. Credo di sì, e non sembra che ci sia nient'altro là dentro a parte tanto, tanto uranio. Magari do una riparata però al Simot, che per uscire l'ho sbattuto contro degli spuntoni e si è danneggiato tantissimo. Qua possiamo continuare a scendere, non è vero, siamo sempre nel solito punto. Maledizione. Guardate chi ci sta qua, signori! Guardate che ci è venuto a fare visita! Ci noterà? Secondo me ci ha visto. Si sta dirigendo verso di noi? Secondo me sì. Secondo me sì. Però magari sediamo noi, eh? Lui è sta da là, noi andiamo di qua. Che cos'è? Maledetto. L'ho detto che qua c'è stava il Leviatano. Avevamo visto noi quando eravamo arrivati qua in zona che c'è il Leviatano. Qua mi sa che sono zone proprio da Leviatani. Guarda là, ce ne sta un altro. È problematico. Decisamente problematico. Non so nemmeno se lo dobbiamo esplorare con questo piccolo sottomarino. Sto luogo. Sì che possiamo scendere fino a 900 metri, quindi immagino che si può esplorare una zona del genere, no? Cioè, se io adesso continuo a scendere di qua, tanto fino a 900 metri possiamo andare. Che cosa troviamo a 900 metri se questi stanno qua? Cioè, a 900 metri ci saranno robe assurde, no? Mostri giganteschi. Siamo a 500 metri attualmente. E io non so effettivamente se questa è una direzione giusta. Cioè, nel senso, stiamo scendendo tantissimo. Fino a quando possiamo scendere? Cioè, a parte 900 metri, quanto è profondo il fondale? Ah, zona morta? Bordo del cratere? Aspetta un attimo. Ah, quindi questa zona supporta solamente due tipi di vita? Quella microscopica e la classe Leviatano, cioè quelli minuscoli e quelli giganteschi. Bene, bene. Aspetta un attimo perché però...
sto caso, così stiamo scendendo, ok. Comunque ha detto zona morta, quindi immagino che qua sia tipo infinito, no? Credo di sì, signori. Credo di sì. Questa zona immagino non ci sia nient'altro. Siamo comunque arrivati a 800 metri, 900 metri siamo. No, nulla, non c'è sta niente, non c'è del fondale. Aspetta! Che cos'è? Che cosa sei? Cosa diavolo sei tu? Cosa diavolo sei? Arrivederci! Non so cosa tu diavolo sei, però sei brutto. Cioè, per un lato eri pure bello, però sei fottutamente brutto perché mi hai attaccato. Togliti, togliti. Datte male. 32%, non c'è, sta per esplodere il Simoth. Non va bene sta cosa. Non va affatto. Non hai fatto quello che hai fatto, vero? No, 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 non esiste, signori. Piuttosto ricarico il salvataggio, perché non c'ho intenzione di perdere il Simoth in questo modo, con tutto quello che c'è equipaggiato addosso, dopo tutte le modifiche e quant'altro. E mi vado a recuperare nuovamente tutti i materiali, signori. Ci rivediamo tra un po', perché devo rifare tutto. Ma rifaccio piuttosto tutto che morire così male perdendo tutto, no? Assolutamente. Ok, signori. Ho recuperato tutto, credo e spero. Ho anche... Scusate, che è stato? C'ho timore che qua arrivino delle diadani cazzuti e cattivi a farci fuori. Ho recuperato anche un bel po' di uranio, un bel po' di rubini e roba del genere. E anche qualche diamantino. Adesso io vorrei comunque esplorare un pochettino questa zona, perché... secondo me c'è sta roba interessante. Però magari non scendiamo nella zona morta. Non sarebbe male come idea non scendere nella zona morta, perché la zona morta è morta in tutti i sensi. Qua siamo ritornati nuovamente là, o questa è un'altra? No, siamo di nuovo là, perché questa è quella là che ho aperto prima. Quindi sono entrato da un lato e sono uscito da un altro lato, sembrerebbe, almeno per quanto riguarda la caverna, perché sono entrato più o meno da queste parti, però poi ho seguito dei tunnel fino ad uscire per l'appunto da un'altra parte. E insomma, ho recuperato un bel po' di roba interessante, roba che spero ci possa tornare utile con i prossimi crafting che andremo a realizzare. Spero di sì. Ora io spero, ecco, ero entrato da qua, spero di non trovare ulteriori leviatani cazzuti e cattivi. E magari spero di trovare eventualmente altro. Ma siamo sempre allo stesso punto. Scusate, ma che giro stiamo a fare? Ecco, quello magari è da evitare, eh? Io vorrei proseguire un pochettino da questa parte. Vorrei costeggiare un po' sta zona. Zona brutta, zona brutta. Zona davvero brutta. E cercare di capire se c'è sta qualche altro relitto, qualche altra cosa interessante da recuperare. Guardala come sguiscia nell'acqua qualcosa che secondo me ci ha pure visto. Secondo me ci ha pure visto. E no, signori, questa è una zona davvero tremenda. E queste sono sempre quelle grotte, no? Guarda qua quanto uranio ci sta. Ci sta davvero un fottio di uranio. Questo che cos'è? È un normalissimo pesciolino, ma è così luminoso, probabilmente per via di tutto l'uranio. Sicuramente, sicuramente è così luminoso per via dell'uranio. A meno che è un pesce più raro. Oddio, io non credo, mi sembra un semplicissimo sbricione. Cioè, io posso anche provare a catturarlo, però non so quanto possa essere rischiosa una cosa del genere. Eppure, vedi? Oddio, adesso qua rischiamo la morte. Qua rischiamo la morte, io lo so. Ho salvato, quindi se muoiamo non devo rifare tutto. Però intanto scannerizzalo. Ok. E poi lo voglio catturare. Dai, maledizione. Prendi sto sbricione luminescente. Dai. Ok. A posto.
Abbiamo rischiato fin troppo. Rientra nel Simoth e fammi dare un'occhiata al pesciolino qua. È uno sbrigione normale. È uno sbrigione normale. Non ho capito perché era così luminoso. Però me l'ha fatto scannerizzare, come se non l'avessi mai scannerizzato. Non lo so, non lo so. Vabbè, continuiamo a scendere un pochettino da queste parti. Vediamo, come detto, di esplorare un po' sta zona che è parecchio inquietante. Guardate, ce l'abbiamo proprio sopra la testa. Ci ha visto, ci ha visto. Ci ha visto. Ci ha visto. Sta chiamando i rinforzi, lo so. Lo so. Ma siamo ritornati nuovamente qua? Ma non è possibile, ma... No, seriamente, non è possibile. Dai, su. Vedi, questo qua comunque... Riusciamo... A scappare da questo. Quelli proprio era impossibile. Quelli là sotto... Troppo forti. Troppo cazzuti. Troppo cattivi. Certo, sarebbe il caso di andarci, giusto per... sbloccare le info della zona morta, ma... Sti cazzi, non ce li metti? È strana come zona. È davvero strana, perché io... Penso di andare sempre in un senso, però in realtà credo che mi giro seguendo le rocce, non lo so, mi ritrovo sempre là e non penso che sto a fare il giro dell'isola, non credo. No? Cioè, se io adesso salgo qua, non sto. Mi sa che sia verso la zona morta, signori. Oddio, no, un po' di fondale lo vediamo. Siamo sempre a 300 metri. Però non c'è sta niente di nuovo. Cioè, a parte questi che non posso attualmente raccogliere, non vedo nient'altro in ogni caso. Vabbè, magari ci dirigiamo adesso verso la base. Aspetta, qua... Quanto diavolo mi ero allontanato dalla montagna se qua c'è sta il radiofaro? Aspetta un attimo, perché ho il timore che sto rientrando dentro qualche struttura senza accorgermene. Abbiamo l'80% di batteria, quindi non è un problema. Però è proprio buio. Ok, è notte, probabilmente anche perché è notte. Però ho una paura folle di stare sott'acqua, quindi magari usciamo in superficie. In superficie secondo me siamo un pochettino più al sicuro. Scusate... Ma andava così a fuoco anche le altre volte? O è successo qualcosa che noi non sappiamo? Effettivamente un'altra cosa che dovremmo fare sarebbe continuare ad esplorare l'Aurora, perché nei file c'è sta scritto che ci stanno altre zone nella zona della muta, dove abbiamo sbloccato i progetti della muta, quindi immagino che ci sia altro anche là. Molto probabilmente lo faremo nel prossimo episodio, ragazzi. Nel prossimo episodio ci andiamo ad esplorare l'Aurora. Perché no? Perché no? Magari prima di salutarci in questo episodio voglio mostrarvi ancora un'ultima cosa, ovvero vedete là la caverna dei funghi? Adesso ci dirigiamo là magari, però prima vado a posare un po' di roba in base. Non vorrei perdessi tutto così a random. Vediamo se riusciamo a recuperare un altro po' di video che ci serve. Ok, finalmente siamo ritornati in base. Finalmente un luogo sicuro, un luogo tranquillo. Abbiamo un altro messaggio? No, ok, mi sembrava di avere un altro messaggio. Sembrava luminoso, ho detto, ma io intanto non ho ricevuto delle notifiche, nessuna notifica. Oddio, ora io ho chiamato questo armadietto raro, giusto? Però mi sa che posso chiamarlo rubino, diamante, magnetite, lidio e roba del genere. Cristallo di uranio. Non so dove piazzare tutte ste robe, onestamente. Cioè, non c'ho abbastanza spazio, perché non è che ho solamente questi. Già si è riempito. Vabbè, comunque adesso vediamo il da farsi. Poi sicuramente farò altri armadietti da qualche parte, sicuro. Modificherò quelli esistenti. Non lo so. Perché io qua sto mettendo le robe che vado a craftare, mentre qua vado a mettere tutto quello che ho di extra. A proposito, questo ancora non ve l'ho fatto vedere. È un altro materiale che ho trovato in una pianta, sempre più o meno nella zona delle caverne, credo, se non sbaglio, forse un pochettino più in là in realtà, e serve a craftare un altro oggetto interessante che però per il momento non ci serve, quindi lasciamolo così.
Minerale d'argento lo posiamo, il diamante li mettiamo qua per adesso, il litio, altri rubini, mettici pure questo. Insomma, se sta a riempire l'inventario. No, il quarzo non abbiamo quarzo, mi serve posare l'argento qua dentro. È pure pieno questo, apposta, abbiamo tutti gli armadietti pieni. Tutti, assurdo signore, abbiamo tutti gli armadietti pieni praticamente. Cioè io cerco di fare ordine, no? Ma mi sa che di questo passo accedi agli aggiornamenti, no? Io vorrei accedere allo stoccaggio, grazie, e recuperare tutto quello che c'è sta qua dentro. Vedete, ho recuperato un bel po' di uranite. Spero sia sufficiente. Adesso che siamo in base, però quasi quasi andrei a controllare effettivamente anche la bombola, no? Si può fare qua? No, non si può fare qua. Probabilmente si farà qua. Sì, si fa qua. 4 di litio. Bombola a capienza elevata, ma questa? No. Bombola a capienza ultra elevata, aspetta. Bombola. Eh sì, non credo serva questa, ma servirà l'altra. 4 di litio. Noi attualmente litio non ce l'abbiamo. Vabbè, lo faremo più in là. Mentre qua, cannone a repulsione. Applica una forza. Percussiva dell'entità nel suo raggio d'azione. Beh, non è male, onestamente. Se comunque ci può aiutare, perché no? Oddio, è enorme. Non so in quali casi ci possa aiutare, però ok. Dunque, qua non possiamo mettere più niente. Abbiamo un fottio di uranite. Uranite che. Dove metto questo uranite? Mettila qua nei materiali. Mettila nei materiali. Non so che dirti, non so dove piazzarla. Stavo a dire, uranite, noi attualmente che ci possiamo fare con l'uranite? Allora, con l'olio sanguinoso possiamo fare del benzene e con il benzene e la fibra rete possiamo fare le fibre sintetiche. Nient'altro sembrerebbe per il momento. E qua non c'è nulla che io possa fare con l'uranite. La bara d'uranio in realtà possiamo fare. Usata per attivare reattori nucleari. Ok. Serve solo a questo nell'elettronica? Credo di sì, perché qua comunque non abbiamo sbloccato nulla di nuovo, quindi per il momento credo serva solamente a fare quello. Andiamoci a mangiare un po' di pianta che abbiamo sede. Ok, dai, ho ripulito l'inventario, ho posato tutto quello che dovevo posare, quindi magari adesso ci dirigiamo, come detto, verso la zona farming. Fatemela ritrovare prima. Eccola là. Non sta neanche lontanissima. È una zona anche abbastanza tranquilla, ed effettivamente in quella zona ci ritorneremo più volte perché ho visto anche una base dove però forse ci serve il cannone a propulsione. Sì, potrei prenderla adesso, però attualmente voglio solamente mostrarvela. Poi magari uno di questi episodi ci ritorniamo con il cannone a propulsione e tendiamo di liberare anche quella base. Ci cioè, stanno praticamente delle meduse. Quelle velenose e moriamo male, quindi immagino che con quel cannone riusciamo a staccarle. Spero, non lo so. Comunque, sembrerebbe essere una zona molto molto inquietante, ma in realtà è pure una zona molto molto tranquilla. Oddio, potrei scendere forse un tantino anche più in profondità adesso. Là c'è sta la lava, giusto? Il nostro Simot ho visto che non subisce tanti danni, però io credo che più di un tot in ogni caso non possiamo andare. Comunque, le stavo a dire, questa zona, ragazzi, è fantastica per farmare. Ora non so se è rispuntata della roba, perché comunque avete visto che ho raccolto davvero tanto. Quindi immagino che serva comunque un po' di tempo per far respawnare eventualmente le risorse. Ci cioè, stanno anche altri tipi di pesci che ho messo anche nell'acquario. Cosa che ancora non vi ho mostrato, ad esempio questi occhioni così un po' più scuri, con quest'occhio rosso che secondo me sono so fighi. È un pesce che è tutto un occhio, e all'interno di questi funghi ce l'hanno dei mostri, dei serpentelli a deporre le uova. Sono aggressivi, sì, però non sono tanto aggressivi. Ora, io ho già ripulito sta zona. Questa, ahia, l'ho colpita malissimo. È l'occhione, quello. Sì, è il pesce occhione. Vabbè,
No, qua non c'è sta niente, magari proviamo dall'altra parte se c'è sta qualcosa. E in più, in questa zona ci stanno pure questi materiali più grossi che immagino si raccolgano a questo punto con il braccio a trivella della Mutaprov, no? Credo di sì. Guarda quanti ce ne stanno. Stanno un fottio di sti cosi. E qua, come vi dicevo, iniziano anche le fondamenta della base. Qua qualcuno si era proprio organizzato per viverci, perché comunque è una zona di abbastanza vivibile, illuminata. Magari non è propriamente il top, però c'è sta. Vedete, non subiamo tantissimi danni. Anzi, attualmente non ne subiamo proprio. Forse li subiamo solamente quando siamo vicino a una temperatura critica, anche se adesso ci stanno 91 gradi, quindi fa un po' caldo, direi. Non lo so, immagino di dover attrezzarmi con roba per resistere al calore. E vorrei raccattare un altro po' di materiale. Così nel prossimo episodio magari facciamo la bombola quella un attimino più resistente. Dai, ancora un po' di materiali in giro ci stanno. Ho recuperato qualche magnetite. Peccato, questo era del semplicissimo, del comunissimo, ormai comunissimo oro. Prima avevamo delle difficoltà a trovare oro, argento, e invece adesso costo mezzo è la svolta, signori. Si riesce a trovare un botto di roba. Però immagino che serva comunque un po' di tempo per fare rispawnare un po' il tutto, no? Credo di sì. Ora io non so se mi sto addentrando di più nella caverna o se sto uscendo, perché è abbastanza labirintica comunque come zona. Adesso abbiate pazienza, ma mi sono proprio perso male in questa caverna. Non ho la più pallida idea di dove siamo finiti. Vedete, è abbastanza tranquillo sto serpentello, nulla di così aggressivo che possa causarci problemi. Sì, è inquietante il sound, però come detto, è tranquillo, quindi sti oddio, non lo so se noi da qua già ci siamo passati. Qua si sale, si scende, si sale, non lo so, non lo so. Perché poi c'erano più luoghi come questo, quindi è un casino, è un casino. Siamo al 62%, dovrei effettivamente riparare il Simot, eh? Perché se no ci esplode male. Ma comunque credo che stiamo andando forse anche un po' troppo per le lunghe. Io direi di sì. Da qua possiamo, immagino, comunque uscire. Perché c'erano vari ingressi per quanto riguarda sta caverna, no? E infatti si esce anche da qua. Aspetta, 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 aspetta! Non facciamolo esplodere, ti prego. E che cos'è? Ok, siamo fuori. Questa, scusa, ma non siamo vicino a casa? Siamo vicinissimi a casa. Qua comunque non si può entrare. Stiamo sbattendo male, aspetta un attimo, ripariamolo perché sennò noi non ci arriviamo a casa. Ci esplode prima e non mi pare il caso, non mi pare assolutamente il caso. E nulla, signori, è crashato il mondo e più e quindi devo ricaricare il salvataggio. Fortunatamente che avevo salvato dopo aver recuperato tutte le risorse, quindi adesso posso, diciamo, ritornare in base. E poi nel prossimo episodio, magari signori, ci andiamo ad esplorare l'Aurora, ma visto che siamo crashati, io direi che per il momento possa anche essere tutto. Vi invito dunque ad iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social, che come sempre trovate in descrizione, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!